Amici, benvenuti, bienvenidos amigos, bienvenimes a mi, willkommen meine Freude, yokoso tomo yo. Amici giapponesi, siete i benvenuti. E un saluto, ciao maestro Consogno, un abbraccio al maestro Enzo Consogno. E un abbraccio molto speciale agli amici di Conecta Vibra Miami, Lilian, a la maestra Cecilia Montemayor desde México, con la que tuve hoy una conversación muy interesante, a todos los amigos de la Red de Ópera Independiente de Argentina, en cabeza de Victoria Roldán, y a todos mis amigos de Diálogos Vocales, los profesionales de la voz en Latinoamérica. Che possiamo dire? Un programma oggi dedicato a Rossini e alla sua ultima opera scritta. Stiamo parlando di Guglielmo Tell. Rossini narrava della nascita di questa ultima opera. Monica! Un bacione alla mia carissima Monica, mezzosoprano straordinario. Ci aveva già visitato qualche programma fa e è sempre la benvenuta. E stavo dicendo che Rossini stesso narrava della nascita di questa opera e diceva: 5 mesi impiegai a comporre il Guglielmo Tell e mi parve assai. Lo scrissi in campagna al Petit Bourg nella villa dell'amico Agualo. Vi si faceva vita assai gaia. Io avevo preso una gran passione per la pesca alla lenza e perciò mandavo avanti il mio lavoro con poca regolarità. Ricordo di aver abbozzato la scena della congiura una mattina, stando seduto sulla riva dello stagno, in attesa che il pesce abboccasse all'amo. Ad un tratto mi accorsi che la canna da pesca era sparita, trascinata da un grosso carpione, mentre ero tutto infervorato ad occuparmi di Arnoldo e Gessler. Come dicevo, è stata l'ultima opera del genio di Rossini, e ha avuto il suo debutto nel 1829 a Parigi, è stata scritta originalmente in francese, è un lavoro di proporzioni imponenti. Pensate che nell'edizione filologica senza tagli eseguita in occasione del Rossini Opera Festival del 1995, la durata si estendeva a circa 5 ore e mezza con gli intervalli. È scritta in 4 atti, con azioni coreografiche, momenti di danza e scene spettacolari. Rappresenta di fatto l'atto di nascita del genere tipicamente francese del Grand Opéra. Il filo conduttore della complessa trama è costituito dal processo di liberazione del popolo svizzero dalla dominazione austriaca. La figura principale è il leggendario Guglielmo Tell, che guiderà poi il suo popolo verso la libertà, per rendere meglio il senso della natura e introdurre elementi caratteristici dell'ambientazione svizzera. Rossini utilizzò dei ronds de vache, richiami dei pastori. L'opera è famosissima anche per la sua ouverture, che sintetizza tutta la vicenda, articolata in 4 movimenti. Ciao Lori! Un abbraccio al mio carissimo amico Lorenzo Battagion. Dicevo dell'ouverture, che è articolata in 4 movimenti, che inizia col dialogo cameristico tra violoncelli solisti e poi lo scatenarsi della tempesta,
l'andante pastorale con la melodia del corno inglese, contrappuntata dal flauto e poi la famosissima fanfara aperta dalle trombe e poi sviluppata da tutta l'orchestra in un finale trascinante. Il finale invece di quest'opera è un inno nel quale Rossini lascia un messaggio alla società. Nel racconto della Svizzera oppressa dal giogo asburgico e della ritrovata libertà dopo la cacciata dello straniero, è celebre il coro finale dove le voci crescono fino a ritrovarsi insieme e meravigliosamente armonizzate sulla parola libertà. Ciao, c'è anche Piero che ci visita anche oggi. Ciao Pierone, un abbraccio. Sai che mi piacerebbe molto vederti cantare Guglielmo Tell, assolutamente. Allora, cosa abbiamo scelto per oggi? Abbiamo scelto l'aria del tenore, quella del quarto atto, O muto asil del pianto, nella quale Arnoldo, che è uno dei cospiratori che lottano per liberare la Svizzera da un secolo di dominazione austriaca, inizia con un recitativo accompagnato che rende ancora più drammatica l'atmosfera misteriosa, con l'accompagnamento degli archi, molto descrittiva come quando descrive i passi di Arnoldo. Scritta in tonalità di mi bemolle maggiore, considerata di carattere eroico e grandioso. Determinate tonalità poi sono state di volta in volta associate a particolari fenomeni storici e sociali. L'esempio più famoso è costituito da questa tonalità di mi bemolle maggiore, considerata per antonomasia massonica. Poi inizia l'aria scritta in modalità ternaria, dove presenta il tema affidato agli ottoni e ai legni, lasciando poi al tenore l'andamento nel massimo del legato, soltanto con un tappeto armonico di un ostinato ritmico ed un controcanto affidato agli archi. Presenta diversi salti di ottava al si bemolle acuto, che porta poi a una sorta di semicadenza molto belcantistica, ritmica, energica, ma nello stesso momento legatissima. Inizia la seconda parte dell'aria con una salita cromatica che va a finire in due episodi sul la bemolle. Questa poi porta a una nuova semicadenza che a sua volta porta alla ripresa del tema, dove di nuovo si presentano questi salti di ottava e poi va alla cadenza finale. Quest'aria si trova nel quarto atto, come ho detto, c'è la maestra Anna Maria Favaro, buonasera maestra. Quest'aria è anche una cabaletta che è molto energica, accompagnata dal coro, ma non l'ascolteremo oggi. Quindi, riassumendo, le difficoltà di quest'aria sono il legato, le lunghe frasi, i salti ascendenti e la grande salita cromatica partendo dal passaggio sul mi bemolle. E adesso io vi metterò la base orchestrale e vi farò vedere anche lo spartito. E fate attenzione che la base orchestrale inizia praticamente dalla seconda pagina, quindi adesso mettiamo la base orchestrale.
Adesso inizia l'aria, come vi ho detto, con la presentazione del tema affidata ai corni. Salto al si bemolle. Per andare poi alla cadenza finale. Decadenza. Adesso vi faccio ascoltare invece una versione in concerto cantata da me al pianoforte e vi metto di nuovo lo spartito, che perché nella mia versione c'è anche il recitativo. Quindi
cantata. Non mi lasciar speme di vendetta. Padre mio, invia.
avete sentito, è un'aria molto impegnativa. Poi la grandissima difficoltà di quest'opera è la lunghezza, perché poi stiamo parlando di quest'aria che arriva nel quarto atto di un'opera lunga 5 ore. E approfitto per salutare, allora c'è Oscar Garrido, un bravissimo baritono messicano, mentre saluto anche il mio carissimo Fernando Lizarazo, il miglior arpista di Colombia. Un abbraccio, Fernando. C'è anche il mio amico Emanuele Vignola che ci guarda e ascolta con attenzione. Un abbraccio, Emanuele. E niente, carissimi amici, per me è stato un bellissimo piacere condividere con voi quest'aria che fa parte di un repertorio particolare che non è tanto eseguito. E se non avete mai visto Guglielmo Tell, mi raccomando, è un'opera che dovete assolutamente vedere perché è un capolavoro. E quindi niente, io vi saluto e spero di ritrovarvi. C'è Diana Mastrodomenico, ciao, benvenuta, mi dispiace che sei arrivata a fine programma, ma sei sempre la benvenuta. E niente, vi saluto, vi spero di ritrovarvi anche la prossima settimana e ci penserò un attimo durante la settimana per capire che aria mettere in programma. E vi auguro una buona serata, una buonissima cena e buona settimana anche a tutti. Ciao, un abbraccio a tutti. Ciao, ciao.